Allora, buongiorno a tutti, siamo qui come ormai da parecchi anni e come ieri sera nel convegno che abbiamo fatto, ricordo Giovanni Saleni, che con lui ho iniziato questo, ricordo un personaggio come Giuseppe Borghese e tutti gli altri che sono stati qui presi e portati a Tagliacozzo per rapimento, sono stati uccisi. Nel 2003 abbiamo cambiato questa lapide, come giustamente diceva Fernando, ci sembrava opportuno dopo che nei vari anni abbiamo, insomma, con i convegni studiato, visto, informati, cambiare una lapide che come sindaco di Santa Maria e come uomo delle istituzioni è un riconoscimento che va a una persona e delle persone che secondo noi erano importante ricordare e per questo ogni anno sono qui insieme a loro per ricordare questo e depositiamo anche la corona. Ringrazio Ornella che è con l'avvocato Farnese, il marito che ci permettono ogni anno di stare insieme, poco, ma come ho detto ieri sera al convegno è diventato importante che Giuseppe Borghese che ci ha permesso anche nella parte non soltanto storica ma anche culturale e turistica ricordare una persona e con lui abbiamo preso un'attività che qualcuno di voi ha visto con il Cammino dei Briganti che non è il Cammino dei Briganti quanto turismo ma quello dei Briganti quanto è storia perché se Giuseppe viene con i loro personaggi ogni anno invitati a ogni manifestazione che facciamo, la gente inizia a capire, a studiare, a informarsi e facciamo bene, secondo me, ogni anno ripercuotere ripercorrere queste attività storiche del Borghese e di tutte le persone che in quegli anni hanno lottato per, diciamo, un'unità d'Italia che, come detto ieri sera, da qualcuno, forse se torniamo indietro, qualche passaggio in più favorevole al nostro centro-sud sarebbe il caso. Quindi grazie a tutti per la presenza e do la parola a Fernando. E soprattutto merito della tua tenacia se noi ancora oggi, dopo tanti anni, siamo qui. Hai già raccontato la lapide, la sostituzione della lapide che non rendeva merito a questo grande uomo, che è stato grande soldato, valoroso combattente, che è stato il generale catalano Borghese. Ci ritroviamo qui non perché per fare una commemorazione così fredda, ma perché noi crediamo che la storia che i vincitori hanno scritto non renda giustizia ad alcuni personaggi, ad alcune vicende che interessano soprattutto il nostro amato Meridione. Insomma. Quindi Borghese è stato uno di quegli eroi che si è battuto per far sì che le cose evolvessero in maniera diversa, non ci è riuscito, un po' per sfortuna, un po' perché aveva una congiuntura anche internazionale contro, però è stato un uomo di adamantino spessore e lo ha dimostrato anche nell'ultima vicenda della sua esistenza terrena, quando di fronte al fatto che lui si arrendeva come un soldato e che quindi consegnava la sua sciabola al maggiore Franchini, Franchini non l'ha accettato perché lo riteneva un volgare delinquente, un brigante, insomma, nel senso deteriore del termine. Ringraziamo quindi tutti voi che siete intervenuti, non siamo tanti, ma come dire, la vostra presenza qui da ogni parte, un po' vicini e lontani, c'è gente che viene da Capua, c'è gente che viene dall'alta terra di lavoro, c'è gente che viene da Roma. E quindi questo significa che Borges dopo tanti anni, ancora il messaggio che Borges dopo tanti anni vuole lanciare è ancora attuale. Ringraziamo l'Istituto di Ricerca Storica delle Due Sicilie che ogni anno si accolla l'onere e l'onore, direi io, di organizzare questa manifestazione. Ringraziamo il sindaco Lorenzo Berardinetti che ogni anno ci supporta Sempre e presente. ci sopporta perché anche questo bisogna dirlo, che ci dà massima ospitalità. Speriamo di rivederci tutti quanti insieme, più numerosi, sia al convegno del prossimo anno, anche a questa manifestazione. Diamo appuntamento per il 18 gennaio a Scurco la Marsicana, dove andremo a rievocare un altro passato, un altro incidio di cui i libri di storia non parlano. Non mancate perché poi dopo di qui andremo a Tagliacozzo, dove l'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro, per mano del suo presidente Claudio Saltarelli,
deporrà un cuscino anche al busto di Borges, del posto proprio in cui si concluse l'esistenza terrena di questo valoroso combattente. Adesso noi faremo una semplice cerimonia che ogni anno Ornella Farese leggerà i nomi dei catturati qui alla cascina da Mastroddi, che poi saranno fucilati a Villa Zaccagnini, di fronte a Villa Zaccagnini, a Tagliacozzo, anche per un ultimo doveroso omaggio a questi valorosi uomini che hanno combattuto per l'indipendenza del nostro amato regno. La parola a facciamo la fotografia, ragazzi. Sì, sì. Beh, questo poi mettiamo la dobbiamo ancorare, no? Come facciamo? Allora, vai con la lettura. Allora, io leggerò i nomi dei caduti e cortesemente voi direte presente. Allora, Borges José. Presente. Presente. Camb Gaetano. Presente. 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 Iores Francesco. Presente. Geraldini Michele. Presente. 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 Perenas Laureano. Presente. Martinez Pietro. Presente. Caio Francesco. Presente. Diego Leonardo. Presente. E Capuano. Non c'è il nome. Capuano. Presente. Michele. E Peretti Michele. Presente. Martinez Pasquale. Presente. E ancora Gallicchio Mario. Presente. Capuano Michele, sì.